18:30 e puntuali come sempre qui su Teleprima inizia Gossip Mania. Ben ritrovati telespettatori che ci seguite con tanta passione ogni giorno, anche perché vi diamo costanti aggiornamenti di tutto ciò che succede. Ieri vi avevamo fatto una promessa e infatti oggi ci saranno le risposte tanto attese. Prima di introdurvi i nostri argomenti però vi presento come sempre Elvi Ravigliano. Ciao Elvi. Ciao Alessia, ben ritrovata. Oggi è una puntatona, anche perché siamo alla vigilia dell'uscita del pezzo. Esattamente, oggi è il giorno X per così dire. Ti posso dire che ieri, anzi stanotte, perché è uscito praticamente a mezzanotte precisa, l'ho ascoltato in anteprima e mi piace un sacco. Sì, è bellissimo. Ovviamente. Io l'ho sentito grazie a te, alle tue stories, e devo dire che non ci hanno deluso come ci aspettavamo. Insomma. Fantastici, è vero che Orietta Berti continua a chiamare Fedez, però a parte ciò, comunque è un'operazione veramente fantastica, una canzone molto molto divertente che ti entra subito in testa, quindi non avevamo torto. Sì, avevamo ragione e soprattutto è un trio un po' diverso dal solito che però funziona. Funziona molto, così come anche i caffè di Chiara Ferragni, perché appunto ieri vi avevamo promesso, guarderemo il menù, vi diremo qualcosa in più su questi caffè. Ebbene, devo dire che un po' mi devo ricredere, perché ieri ho detto sicuramente i caffè non costeranno un euro, invece si parte da una base di 1,50 euro. Quindi sono anche molto economici, ovviamente i caffè normali. Se si va con le correzioni di Chiara Ferragni per quanto riguarda cappuccini, caffè macchiati con marshmallow, latte di cocco, piuttosto che cose particolari, si va sui 5-6 euro. Per un pranzo si sta anche sulla base di 9-10 euro. Sì, prezzi modici, alla portata di tutti e soprattutto ci troviamo al centro di Milano, quindi insomma ci aspettavamo qualcosina in più. E invece... Vero. Devo dire che non ci ha deluso da questo punto di vista e mi è capitato anche di vedere qualche foto. Carini, eh? Sì, sono molto molto carini. Dai, prendiamo questo aereo e andiamo a Milano, sì, andiamo, dai. Stasera partiamo. Per forza, dobbiamo fare questa pazzia. Poi sai, si trovano quei voli, 5-6 sì. euro, quelli là che chissà quando torni e chissà quando parti, però... Perché no? Ci potremo pensare. Iniziamo con i nostri reali argomenti, visto che questi erano assolutamente aggiornamenti, e iniziamo, come spesso capita, con un argomento più serio. Non ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma adesso tutto è venuto a galla, tutto è emerso, ne ha parlato anche la protagonista Mara Venier ed è stata... soggetto di un'operazione molto molto importante e lunga nei giorni scorsi. 7 ore di operazione, l'abbiamo vista in degenza, abbiamo visto un po' anche il decorso e ne sapevamo poco. Oggi lei ha deciso di rompere il silenzio con vari post sui social, varie dichiarazioni dove ha spiegato l'accaduto, che è anche molto molto grave, possiamo dire, poiché aveva subito un semplice intervento dentistico di routine con un impianto e questo impianto però le è andato a lesionare un nervo, causandole una paralisi, tantissimi problemi, ovviamente tanta tanta paura. Per fortuna, tramite alcune conoscenze e soprattutto il suo medico, che si è accorto subito della gravità dei sintomi, perché cara Elvira, al giorno d'oggi devi essere anche fortunata ad affidarti a un medico che riesca a capire dai sintomi cosa tu abbia, perché abbiamo visto dei casi purtroppo andati anche a finire molto male negli ultimi giorni, tra cui anche quello di Michele Merlo, che era andato in un primo momento a pronto soccorso poiché aveva la gola in fiamme e l'avevano poi rispedito a casa dicendo fosse una tonsillite, un semplice mal di gola, e sappiamo tutti poi purtroppo la vicenda come è andata ad evolversi. Nonostante ciò, Mara Venier si è appunto rivolta a uno specialista che subito ha capito la gravità del problema, ha subito un altro intervento e la paralisi c'è sempre, però si spera appunto che il nervo possa essere ricostruito, possa riprendersi e pian piano possa riprendere anche la sua vita. Sì, quello che le è capitato si aggiunge poi ad una serie di problematiche che ha vissuto negli ultimi anni, tra cui anche l'essere poi destinataria di alcune accuse pesanti, soprattutto per quanto riguarda il compagno. Insomma, è stato un periodo un po' particolare che si sta concludendo ancora peggio, perché
Lei rappresenta sicuramente il volto di Rai 1 e siamo tutti legati a lei in un modo o nell'altro, perché comunque siamo cresciuti con il suo modo di fare. Fatto sta che proprio la scorsa domenica mi è capitato di guardare la trasmissione e mia zia mi aveva lanciato un piccolo... Tua zia sempre attentissima. Sempre attentissima mia zia, e mi aveva detto che effettivamente c'era qualcosa che non andava, sì. Che però non si capiva che cosa stesse succedendo. E poi la notizia, insomma, è stato un po'... preoccupante poi capire anche l'evolversi del fatto. Nel caso del dentista, insomma, un po' tutti hanno paura di potersi, insomma, sottoporre ad una serie di interventi che dovrebbero, insomma, avere pochi rischi, ma lo sappiamo bene che, insomma, qualsiasi intervento è comunque un intervento. E nel suo caso, come hai detto tu, è stata fortunata, perché è un'immagine, quella di Michele Merlo, che non riusciamo a rimuovere dai nostri occhi. E forse, insomma, c'è bisogno anche di un pochino più di attenzione, perché nell'ultimo periodo stanno capitando tanti errori ai medici, probabilmente anche per la stanchezza, sì, che hanno insita proprio per natura, perché soprattutto col Covid, insomma, il riposo è qualcosa di dimenticato. È verissimo, tanti tanti errori medici, ma soprattutto in questo caso un impianto che appunto non solo ha lesionato il nervo, ma che doveva essere assolutamente rimosso e che invece è rimasto insito in Mara Venier per ben 5 giorni. Infatti la preoccupazione sta soprattutto in quelle e nelle conseguenze. Come detto giustamente tu, nonostante tutto questo caos e gravissimi e grandissimi dolori che ha continuato a subire in questi giorni post operazione, Mara Venier comunque ha presentato la trasmissione della scorsa domenica e anche lì ha raccontato di momenti molto molto complessi, attacchi di panico perché aveva paura di una nuova paralisi, di non riuscire a parlare. Fortunatamente il suo staff l'ha rassicurata, ce l'ha fatta non solo a continuare ma a portare avanti in maniera veramente brillante come sempre la sua domenica in televisione. Nonostante ciò però ha capito che la salute viene sempre prima di tutto, è il momento un attimo di fermarsi, anche perché non riesce a mangiare, sta mangiando solo gelati, quindi cose ovviamente non solide e fredde che le possano comunque aiutare nel suo cammino e nella sua degenza. E quindi domenica prossima sicuramente non ci sarà la conduzione, ma spera di recuperare per il 20, quindi senza il lavoro non riesce proprio a stare. Credo che sia poi un problema di tutti noi, ci lamentiamo della vita dinamica però poi la ricerchiamo, ed effettivamente quando il corpo ci manda dei segnali dobbiamo coglierli. Molto spesso siamo abituati anche a lasciare andare, magari a rimandare, e per paura e per mancanza di tempo. E invece questo ci fa capire, come il caso poi anche di Gianni Morandi, di Neck, che è stato un periodo un po' particolare per tutti. Ed effettivamente, insomma, ricorrere ai medici è sempre il punto finale, insomma, l'obiettivo un po' di tutti per essere anche tranquillizzati. Certo, alla fine poi ha chiusato che sicuramente ci saranno delle vicende poi legali per quanto riguarda il dentista che gli ha impiantato questo oggetto, che poi è andata veramente a farle rischiare quasi la vita. Ci saranno delle conseguenze legali anche abbastanza gravi, però ovviamente in questo momento non ne vuole parlare, l'importante è stare bene. Però ovviamente, lo dicevamo prima, sicuramente la situazione anche di questo medico, di questo dentista, non sarà assolutamente semplice. Mi sento particolarmente toccata da questo argomento perché quando avevo 10 anni ho subito lo stesso intervento per una genesia dentale, insomma, e da lì le paure erano tante, soprattutto perché quando si tocca qualcosa di così particolare come la dentatura, insomma, i rischi sono notevoli. Poi bisogna essere anche fortunati, perché insomma il medico in quel momento può esserci fisicamente ma lontano mentalmente, ma capita in ogni situazione. Certo. Quindi un pizzico di fortuna è quello che serve nella vita e soprattutto nella salute. È vero, un grande in bocca al lupo a Mara Venier, veramente una delle persone, una delle donne più importanti della televisione italiana, ma anche con un grandissimo carattere, e l'ha dimostrato anche in questi giorni, ancora di più poi divulgando tutto ciò che le è successo, ovviamente tantissimi messaggi di appoggio e anche di cordoglio per ciò che sta passando da parte di tanti colleghi, tanti fan, veramente tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non. Proseguiamo con
con il nostro secondo argomento. Come sapete, noi fluttuiamo tra le cose più serie, le cose ovviamente meno serie, quindi questo è l'argomento, diciamo, meno serio dei quattro. E si avvicina, abbiamo detto, è terminato l'Isola dei Famosi, è terminato il Grande Fratello, quindi adesso c'è un'altra data di scadenza che più o meno corrisponde con quella estiva, ed è Temptation Island. Prima notizia importante: non ci sarà più Alessia Marcuzzi alla conduzione, perché per quanto stimiamo, vogliamo bene alla Marcuzzi nazionale, però Filippo Biscia è tutta un'altra cosa. Non si tocca, Filippo non si tocca, anche perché insomma già sapere che lui è stato riconfermato è un qualcosa che credo dia una garanzia per l'edizione. Forse è proprio questo il segreto di questi reality, cioè trovare quel personaggio che riesce in qualsiasi situazione a rialzare un po' le sorti del programma. Hai menzionato l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, credo che proprio in questo caso ci saranno anche dei cambi, perché insomma questa continua presenza nel loro caso non ha fatto altro che poi macchiare definitivamente il reality. Nel caso di Filippo, insomma, è amato dal punto di vista nazionale oltreoceano e rappresenta sicuramente forse la figura, sai, che ha maggiore sensibilità anche nell'approcciarsi con i problemi sentimentali, a quanto pare. Lui ha una storia personale completamente diversa, è innamoratissimo della compagna, quindi insomma anche lei mi pare che faceva parte comunque di questi reality. Quindi da qui al lancio ufficiale del programma si sta creando già un po' di suspense per i primi nomi. È vero, lui riconfermatissimo o meno ovviamente, ma anche non solo conduttori, staff, format, ma anche gli opinionisti delle varie isole, Grande Fratello, perché evidentemente proprio non sono andati giù. Invece in Temptation non ci sono opinionisti, c'è solo la voce narrante, ovviamente il conduttore che gestisce tutta la situazione, un programma registrato, si stanno facendo gli ultimi casting. Ebbene, in questa edizione ci saranno i NIP e i VIP, quindi personaggi più noti del mondo dello spettacolo e comuni mortali che vogliono capire se effettivamente l'amore con il proprio partner sia vero, sia puro e duraturo. Ovviamente non ci è dato conoscere i personaggi meno noti, dei più noti ci sono delle voci, tra queste Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ovviamente, perché il giro è sempre quello. E soprattutto è probabile anche che ci sia Gwenda Goria con il compagno, anche lì abbastanza chiacchierati. E invece tra i tentatori ci potrebbe essere un grande ritorno dalla scuderia di Queen Mary, perché non te lo dico, almeno te lo dico dopo, con il suo nome di battesimo, ma perché ci potrebbe essere l'alchimista. Ti ricordi l'alchimista? Oh, l'alchimista con Giovanna Abate. Esattamente, ossia Davide Bosolo. Allora, per i nomi che hai menzionato, mi sono capitati, soprattutto in questi ultimi giorni, una serie di immagini su Instagram. La stessa Rosalinda Cannavò ha mandato una serie di frecciatine su Instagram dicendo che la sua storia con Andrea, guarda caso, non andava bene. Aia, aia, aia. E questo fa ridere, perché si tratta di una storia che, devo dire, è nata molto velocemente, perché al Grande Fratello... Io non ci credo neanche un po', ma neanche un 5%, guarda. Ma a parte, ma poi questo amore folle che hanno dimostrato andando subito a casa insieme, cercando insomma di fare tutto quello che non erano riusciti a fare in questi mesi del Grande Fratello, ha fatto un po' pensare. E sono tutte strategie un po' particolari, insomma, che vengono utilizzate. E guarda caso, quel nome che c'era prima, cioè Rosa e Daddy, ormai è sfumato definitivamente, perché hanno dato poi la conferma della fine effettiva del loro sentimento, diciamo, tra virgolette. Eh sì, chissà, chissà. Infatti ci sono ancora molti, molti punti interrogativi per quanto riguarda il cast, il format. C'è attenzione anche su un'altra emittente, perché tra pochissimo, in settimana, proprio partirà Love Island, sì, con Giulia De Lellis. Anche qui ci sono varie polemiche, ne parleremo nei prossimi giorni, poiché è stato svelato il cachet della stessa De Lellis tra poi tutto ciò che guadagna sui social, perché notizia dell'anno, non credo che tutti lo sappiate, perché
Spiegavo anche delle dinamiche ad alcuni amici nei giorni scorsi, ma sui social a non fare niente si guadagna ed anche bene, anche su YouTube, anche su TikTok, quindi ogni social, ogni mezzo di comunicazione moderno, social network e non, ha comunque un suo livello di monetizzazione, quindi tutto effettivamente potrebbe avere un senso recondito. E quindi c'è tanta attenzione, c'è tanta curiosità anche di vedere la prima opera di Giulia De Lellis. È vero che anche in quel caso è un programma registrato un po' particolare, quindi non è che deve fare chissà cosa. No, diciamo, dovrà semplicemente leggere una serie di cose e magari lasciarsi andare. Ecco, proprio parlando di questi nuovi conduttori che escono come funghi dopo la pioggia, forse questo sarebbe stato il caso di Tommaso Zorzi, avrebbe potuto attendere un pochino di più e lanciarsi in un programma registrato, non in diretta in prima serata, e magari provare, ecco, a sviluppare un tipo di percorso completamente diverso. Nel caso di Giulia De Lellis, insomma, il cachet lo possiamo immaginare. Fatto sta che è un tipo di conduzione completamente diversa a quella a cui siamo abituati. Nel caso di Filippo con Temptation Island ci sono sì degli standard, ma quello che colpisce di Filippo è la sua sensibilità, come dicevo in principio. Insomma, non dimostra di essere falso, di fare quel pietismo giusto per. Sono curiosa di vedere invece Giulia De Lellis come si comporterà, perché è la prima incoerente, soprattutto per quanto riguarda la vita privata. Secondo me sarà un flop, sì. Non voglio dire, ma anche come ascolti, proprio senza pietà, anche perché effettivamente il palinsesto offre tante alternative in questo periodo, poi come diciamo sempre anche le restrizioni Covid che diminuiscono, è difficile che qualcuno si piazzi davanti al televisore per guardare il programma di Giulia De Lellis. Però mai dire mai, guarderemo e vedremo ciò che accade. Hai parlato di sensibilità e ne parleremo nel nostro prossimo argomento. Prima un po' di pubblicità, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui pronte per i prossimi due argomenti del nostro Gossip Mania. Abbiamo parlato di sensibilità. Il nostro prossimo personaggio non è nuovo a questo termine, anzi abbiamo sempre detto che nonostante le tante chiacchiere legate alla sfera sentimentale, non è uno scapolone d'oro, quindi lo sappiamo benissimo, anche lui lo conferma, ha comunque un grandissimo cuore tenero. È Stefano De Martino che si è reso protagonista di un episodio molto molto singolare e carino con un altro personaggio spesso non solo chiacchierato ma anche accostato allo stesso Stefano, con la quale sicuramente c'è tanta tanta simpatia, c'è una grande amicizia anche per alcuni percorsi lavorativi condivisi negli ultimi mesi e nell'ultimo anno, e parliamo di Andrea De Logu. L'abbiamo vista nei giorni scorsi con più che delle stampelle un bastone, e lo stesso Stefano si è sbeffeggiato molto spesso di questa condizione e abbiamo scoperto finalmente cosa è successo. Infatti Stefano De Martino e Andrea De Logu erano andati a cena a casa di un amico a Milano che abita, ahimè, al quarto piano, e appunto facendo le scale Andrea De Logu è caduta e si è ritrovata ai piedi di Stefano De Martino, che può sembrare tanto una cosa romantica, non è una cosa proprio bellissima. Lì temeva di essersi rotta la caviglia e quindi Stefano, da vero supereroe, ha deciso di caricarla in spalla, tanto è prestante, quindi sì, ce la può fare, e ha fatto ben 4 piani di scale a piedi in salita per ritornare dall'amico, ovviamente mettere del ghiaccio sulla caviglia, chiamare l'ambulanza. Fortunatamente la caviglia non era rotta, ma era una brutta distorsione, però Stefano ha salvato la situazione.
È questa amicizia che insomma fa anche un po' sognare, perché tutti sperano che possa tramutarsi in qualcosa di un po' più sentimentale, però forse è proprio questo il problema, non voler rovinare quello sì. che si è creato. È una bella amicizia e soprattutto è un bel rapporto in cui si mette in pratica quello che si pensa effettivamente del concetto di amicizia, cioè esserci l'uno per l'altro. In questo caso penso che Stefano l'abbia dimostrato senza problemi. E l'immagine insomma che possiamo avere davanti agli occhi è quella comunque di un uomo prestante che presta il suo servizio insomma all'amica. È sicuramente insomma bello vedere queste immagini. Penso che nella stessa situazione non tutti avrebbero fatto lo stesso, anzi avrebbero chiamato direttamente l'ambulanza e chi si è visto si è visto. È vero, parole molto carine quelle di Andrea De Logu, in parte le possiamo leggere anche in grafica proprio per Stefano De Martino, ha detto esistono gli eroi, sei stato il mio eroe, mi raccomando ora prestati anche al servizio delle altre donzelle in difficoltà nella notte che possano avere ovviamente qualsiasi tipo di problema, anche lui ci scherza tantissimo su quanto è accaduto, ma non ci ha pensato neanche troppo perché si vede che comunque nonostante tutte le polemiche, nonostante un passato sentimentale un po' burrascoso, ma comunque un uomo d'altri tempi, è molto tenero anche con Santiago e cerca sempre di stare al di fuori di ogni gossip anche che riguarda la sua ex compagna Belen. Sì, è un personaggio che mi stupisce molto perché insomma sai, per la maggiore si pensa che essendo stato l'ex di Belen venga un po' additato come essere un superficialotto, invece ha dimostrato poi nel tempo di essere una persona con dei sani principi, che ha creduto nel matrimonio, crede nella famiglia e soprattutto cerca di ricreare un ambiente equilibrato per Santiago. E questo fa sì che venga poi molto apprezzato anche dal pubblico. Ci sono pochissime critiche nei suoi confronti, se non quelle magari mosse da persone che puntano il dito sul fatto che abbia scelto una carriera diversa. Però questa sua poliedricità sicuramente gli consente anche di mostrare diverse abilità e magari anche di crearsi una carriera che sia diversa poi dal resto. Effettivamente può darsi anche che ci sia un patto tacito di non rovinare questa amicizia, anche perché Stefano ovviamente viene dalla fine della relazione con Belen, lei ha voltato pagina neanche a ripeterlo, è incinta di una bimba, quindi assolutamente per lei cosa archiviata. E c'è Santiago, comunque si vuole preservare al meglio questo rapporto anche per il piccolo, e anche Andrea De Logu viene da un momento molto difficile, abbiamo parlato della crisi del suo matrimonio con questo compagno che non riesce a gestire la carriera d'attore, bipolare, disturbi del comportamento, quindi effettivamente forse è il momento di restare almeno per ora amici e sostenersi l'uno con l'altro. Sì, e forse è proprio l'unione delle disgrazie che hanno avuto e gli ha permesso i anche disagi sentimentali. Sì, credo che sia anche un modo per proteggersi, perché insomma soffrire nuovamente, soprattutto se poi si ha alle spalle una storia particolare dal punto di vista sentimentale, risulta difficile poi voltare effettivamente pagina. Per altre invece risulta essere molto semplice. Eh sì, infatti ne abbiamo parlato di storie finite e di come si sia voltato pagina molto facilmente, soprattutto nelle star di Hollywood. Il sostegno però è un qualcosa di molto importante anche tra le stesse star, tra gli stessi VIP. E infatti è proprio questo il nostro ultimo argomento, poiché nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di alcune dichiarazioni di Emma Marrone proprio per presentare il suo tour che partito dall'Arena di Verona, quindi comunque un ritorno in grande stile, in musica come solo Emma sa fare con il suo rock e il suo grande carattere. Aveva parlato proprio delle differenze tra la sua esperienza all'Eurovision e quella dei Maneskin, ovviamente vincente. La sua esperienza comunque all'Eurovision non è stata positivissima, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, è stata
fortemente criticata per il suo abbigliamento, per questi short color oro sotto al vestito, dell'essere troppo mascolina, di essersi negata ad alcune interviste fatte da alcuni giornalisti che volevano mettere la stessa Emma in cattiva luce. Quindi una diversità di trattamento anche per quanto riguarda la ribellione e la trasgressione da parte di un uomo e da parte di una donna. Tutti erano lì col forcone pronto, anche la penna e anche il computer prontissimi a scrivere i titoloni, i Maneskin contro Emma Marrone, e invece Damiano gli ha dato ragione. Sì, si sono sostenuti a vicenda e devo dire che nell'ultimo periodo, da quando è successo insomma il problema del primo maggio con Fedez, sono aumentati i sostegni tra i VIP appartenenti poi allo stesso settore. E devo dire che Damiano ci ha anche stupito perché ha dimostrato di avere una sensibilità molto particolare. E ritorniamo poi sui temi che abbiamo trattato oggi, ma soprattutto il tema di oggi è sensibilità. E soprattutto insomma ha fatto capire come quello che diceva Emma Marrone non era un'accusa, ma era semplicemente un cercare di rompere questo schema così binario che è la differenza tra uomo e donna. E forse è stato proprio il messaggio che è stato riportato in maniera sbagliata, quello di Emma Marrone, che invece è stato recepito correttamente proprio dai Maneskin. È vero, perché Damiano ha spiegato anche che queste differenze di genere, di trattamento, se così possiamo banalizzare, sono ben presenti non solo ovviamente nel mondo, ne parliamo ahimè ogni giorno, ma anche all'interno della stessa band. Ha detto: se mi vengono attribuiti più flirt sono un figo, se invece vengono attribuiti più flirt a Victoria, l'altra protagonista dei Maneskin, può essere additata come una ragazza facile. Se io ad esempio alla conferenza andassi con la tutina o persino a torso nudo sono un ribelle, se lo facesse un'altra ragazza invece è una persona poco seria. Quindi effettivamente anche nel mondo, così nel piccolo cosmo che può essere quello di una band, purtroppo queste problematiche sono ben presenti. Sì, sono presenti e sono poi una rappresentazione della realtà che viviamo quotidianamente. Insomma, le differenze tra uomo e donna continuano ad esistere ed è difficile poi anche rompere questo disequilibrio che si è creato. Fortunatamente, insomma, tutte le interpretazioni che vengono fatte dei messaggi vengono fatte in maniera coerente, soprattutto in maniera costruttiva, quindi non vengono mosse critiche inutili solo per alzare un polverone. In molti si sono persino meravigliati perché hanno scoperto soltanto oggi appunto della sensibilità di Damiano, che è una persona molto attenta ai diritti delle persone, una persona molto attenta a ciò che si fa, ciò che si dice, lo abbiamo detto anche in passato, che è un portatore sano di libertà di espressione, libertà di scrittura nei testi delle canzoni, ma anche di come ci si veste, di quello che appunto si pensa, veramente di qualsiasi tipo. Ovviamente è giovanissimo, ma non per questo non bisogna avere sensibilità o una mente particolarmente aperta. No, ma poi ben vengano questi tipi di ribelli, come vengono definiti, perché insomma c'è bisogno, l'abbiamo sempre detto, di questo cambiamento, di questa transizione. Fatto sta che insomma lui stesso è anche vittima poi di una serie di situazioni poco piacevoli, lo abbiamo visto sui social denunciare anche alcune frasi che sono state dette in maniera sbagliata, però questo suo atteggiamento insieme a quello dei Maneskin, cioè di farsi scivolare addosso tutte le critiche e andare avanti per la propria strada, sicuramente verrà preso da esempio da molti. È vero, bravo Damiano, bravo, continua così. Noi invece siamo in chiusura sulla linea della sensibilità, che è stato il nostro tema odierno. Grazie mille Elvira. Grazie Ale. E come sempre alla prossima ore 18:30 con Gossip Mania. Buona giornata.